Buonasera a tutti, benvenuti. Stasera parliamo della legge dello sforzo contrario. È una legge estremamente interessante, come tutte le leggi che stiamo studiando, perché sono tutte leggi che ci aiutano a connetterci con il potere cosmico, con la volontà divina, con l'amore divino. Allora, la legge dello sforzo contrario recita in questo modo. Più ci sforziamo di realizzare qualcosa e più accade il contrario. Più noi resistiamo ad una situazione, più noi diventiamo quella situazione. Essa si connette con tante altre leggi del nostro universo fisico e spirituale. Prima di tutte si connette con la legge degli opposti. Rumi dice: noi conosciamo le cose tramite il loro contrario. I mondi inferiori, il mondo fisico, il mondo astrale, il mondo causale, il mondo mentale e il mondo eterico, sono tutti caratterizzati dalla dualità. Che cosa vuol dire? Che se c'è il bene, c'è il male, il bello, il brutto, la luce, l'ombra. Ogni cosa ha un suo contrario. E noi riconosciamo la verità delle cose attraverso l'esperienza del contrario. Questa legge di dualità è valida per i mondi inferiori che ho appena nominato, mentre per i mondi spirituali esiste soltanto l'unità. Rumi ci invita ad andare nei mondi spirituali superiori per sperimentare l'unità e dice: sappi che il mondo dell'unità è al di là dei sensi. Se desideri superare la distinzione tra tu e Dio, devi procedere in quella direzione. Devi spiccare quel volo. Noi siamo anime. Siamo una scintilla divina. Questo significa che Dio ci abita. Ma la nostra realtà di anima è imprigionata nella personalità che è composta da questi livelli che ho prima spiegato. Tutti quanti questi livelli formano nel loro insieme la nostra personalità. Questi livelli, appartenendo agli universi inferiori, sono soggetti alla dualità, mentre l'anima, che è una parte di Dio, appartiene agli universi spirituali superiori, dove esiste solo l'unità. È come se la corrente divina che scende dagli universi spirituali superiori, ad un certo punto si è divisa in due e ha formato gli opposti. Per cui la nostra personalità è soggetta alla legge dei contrari. Se noi scopriamo in noi stessi una passione della mente, un elemento negativo, possiamo essere sicuri che da qualche altra parte, sempre dentro noi stessi, abbiamo l'equivalente virtù positiva. E la dualità e gli opposti ci servono per conoscere le cose. Infatti, Dio ha creato la sofferenza e il dolore affinché la felicità sia manifesta grazie a questo contrario, dice Rumi. Le cose nascoste sono rese manifeste dai loro contrari. Dato che Dio non ha opposto, egli è nascosto. Quando noi agiamo con la personalità,
siamo portati ad agire con sforzo, a mettere in campo la volontà. E più noi cerchiamo di realizzare qualcosa, e più ci accade il contrario. Questo succede perché non siamo distaccati. Ci succede perché se forziamo tanto le cose è perché nel nostro intimo abbiamo paura di non riuscire. E quindi comunichiamo all'universo questa paura, per cui si realizza il contrario di quello che vorremmo, proprio perché ci mettiamo troppo sforzo. Infatti, tutti i saggi, i maestri, ci invitano a stare rilassati, a lasciar fare all'anima, ad abbandonarsi, ciò che permette la realizzazione delle cose che noi desideriamo, non è lo sforzo, il premere in una certa direzione, ma è l'equilibrio, il trovare il punto di equilibrio tra i due opposti, quindi la sintesi, il terzo fattore. Per poter trovare la sintesi, occorre che noi, attraverso degli esercizi spirituali, saliamo verso i piani spirituali più alti, cioè entriamo nel livello dell'unità. Soltanto quando raggiungiamo un punto di mezzo tra i due opposti, noi riusciamo ad entrare in contatto con lo spirito divino. Riusciamo a far sì che lo spirito scenda dentro di noi e faccia di noi il suo canale, il suo veicolo, un veicolo attraverso il quale lo spirito si esprime. Quindi la legge degli opposti, la legge dell'equilibrio e poi ha a che fare con la legge del cambiamento. Qui sulla Terra tutto è in continua trasformazione e cambiamento. E cos'è che produce il cambiamento? È proprio la legge degli opposti. Pensate alla notte, il momento più buio della notte è quello che precede il giorno e poi di nuovo torna la notte. Questo continuo passare da un opposto all'altro fa sì che l'anima possa evolvere, cioè attraverso l'esperienza degli opposti riconosce la sua realtà e la sua essenza divina. Da una parte c'è il cambiamento, ma dall'altra c'è l'immobilità, l'eternità. L'anima vive in un eterno presente e nell'anima vi è l'unità, vi è la sintesi degli opposti, vi è lo spirito che guarisce e risolve i problemi, mentre all'interno della dualità i problemi sono praticamente insolubili. E Jung diceva che i problemi devono essere insolubili perché noi, passando attraverso l'esperienza del problema, scopriamo il modo di andare oltre il problema, cioè salendo nel punto in cui gli opposti si congiungono. E riusciamo a realizzare il terzo fattore, che è la sintesi degli opposti. La legge dello sforzo contrario si collega anche alla legge della creatività e alla legge della immaginazione creativa. Come più volte abbiamo detto negli incontri precedenti, il pensiero crea, il nostro pensiero crea attraverso l'immaginazione. Noi riusciamo a creare nel momento in cui uniamo il pensiero con il sentimento. Ecco perché succede che quando vogliamo fortemente qualcosa ci accade il contrario. Perché avendo paura e spingendo con la volontà in una direzione, si mette in moto l'aspetto contrario. Perché comunichiamo all'universo ciò di cui abbiamo paura. Per esempio, se andiamo in bicicletta e abbiamo paura di prendere dei sassi, molto facilmente incontreremo dei sassi sul nostro percorso. La paura è una fortissima emozione e quindi la paura, unita al pensiero, crea.
E allora quello che dobbiamo riuscire a fare è imparare a controllare questi sentimenti di carattere negativo, quali per esempio la paura. E come possiamo farlo? Possiamo farlo attraverso gli esercizi spirituali, attraverso tutti quegli accorgimenti che ci permettono di disidentificarci dalla nostra personalità, dagli aspetti personali, e invece identificarci con la nostra vera essenza, con l'anima, con Dio che è in noi. Rumi dice, quanti mondi si trovano nello spirito e quanto è vasto l'oceano dello spirito. Oltre questo mondo c'è un mondo che non ha confini. Oltre la dualità, la nostra dimora è la maestà, quella pura sostanza differente da questo mondo di polvere. O Dio, rivela tu all'anima quel luogo ove la parola scorre senza lettere, affinché l'anima pura possa prendere il volo verso la vasta distesa della non esistenza, una distesa vastissima e spaziosa. Di là vengono e di là prendono nutrimento le nostre apparenze e i nostri esseri. Sappi che il mondo dell'unificazione è al di là dei sensi. Se desideri l'unità, vai in quella direzione. Ecco, se noi attraverso gli esercizi spirituali, attraverso il canto dello Yu, attraverso la preghiera, attraverso la scrittura, attraverso l'abbandono, il contatto con la natura, innalziamo le vibrazioni della nostra personalità, innalziamo lo stato di coscienza ed entriamo in contatto con il mondo dell'unità, con i mondi spirituali superiori, dove si trova solo il bene senza alcun male, dove si trova l'unità, noi possiamo imparare a percepire questa unità, a identificarci con questa unità, a sentire che noi siamo lo spirito che cura, lo spirito che guarisce e non lo spirito problema. Tutto è Dio, il problema è Dio, l'anima che cura e guarisce il problema è Dio. Sta a noi spostare la consapevolezza dal Dio problema al Dio che guarisce il problema. Siamo sempre noi. Noi siamo anime create da Dio per amore, una realtà eterna e indistruttibile. Esisteva prima del Big Bang e esisterà dopo che gli universi saranno distrutti. Eterna, della stessa sostanza divina. Quindi l'anima è Dio in noi. L'anima crea i suoi mondi. L'anima risolve il problema, ha il potere di risolvere il problema. Ma noi ci identifichiamo con i mondi della personalità e quindi con la dualità. Vi ricordate quella poesia che vi ho letto anche l'altra volta? Quando noi agiamo con la personalità, quando noi agiamo senza essere in contatto con l'energia spirituale della nostra stessa anima e del divino che ci abita, succede che, dice Rumi, chi fa questi cambiamenti? Ho lanciato una freccia a destra e atterrata a sinistra. Corro dietro a un cervo e mi trovo inseguito da un maiale. Progetto di ottenere ciò che voglio e finisco in prigione. Scavo buche per intrappolare gli altri e ci cado dentro. E Rumi dice, dovrei diffidare di quello che voglio. Ecco, dovremmo imparare a diffidare dei pensieri della nostra mente, perché questi pensieri sono la conseguenza dei solchi che abbiamo scavato con le abitudini del nostro passato, delle esperienze che abbiamo avuto. Dobbiamo dimenticare tutto, dobbiamo lasciare andare tutto questo per aprirci all'ascolto della parola di Dio nel cuore, nel qui e ora. Allora, quando riusciamo a intercettare questa vibrazione, noi riusciamo ad avere delle intuizioni, a vedere nuovi modi di agire,
nuovi modi di fare. E questi nuovi modi sono modi che hanno un maggiore equilibrio all'interno. Noi, usando l'immaginazione, possiamo imparare a varcare consapevolmente la porta che separa i mondi inferiori dai mondi superiori. Questa porta è il terzo occhio, si trova tra le sopracciglia, qualche centimetro all'interno, ed è, diciamo, il luogo dal quale noi possiamo cominciare a vedere la luce. Vi è un esercizio molto bello, intitolato La chiave dei mondi interiori. Noi possiamo immaginare che mentre cantiamo lo Yu, vediamo una chiave che esce dal nostro cuore. Lo Yu diventa una chiave che esce dal nostro cuore e con questa chiave noi la infiliamo nella porta che vediamo davanti al terzo occhio. Girando la chiave, la porta si apre. La chiave è fatta dalle vibrazioni dello Yu. Una volta aperta la porta, possiamo varcare ed entrare consapevolmente nella luce, e da lì ognuno di noi avrà esperienze individuali, personali, che non possiamo conoscere adesso, cioè è soltanto vivendo, soltanto provandoci, potremo comprendere. In ogni caso, anche se all'inizio apparentemente non vediamo nulla, ma ci accorgeremo che qualcosa cambia nel nostro stato di coscienza. Scende una pace al di là di ogni immaginazione, una capacità di vedere e di essere che prima non avevamo. Ecco. E vi è un esercizio molto bello per favorire l'equilibrio. Siccome siamo soggetti, diciamo, ci troviamo a cadere nella legge dello sforzo contrario tutte le volte che perdiamo l'equilibrio e che abbiamo paura di non farcela. Allora, c'è un esercizio molto, molto bello che è questo. Cantiamo lo Yu per alcuni minuti, immaginiamo un simbolo divino che voi amate. In questo caso io proporrei il simbolo Ek, che indica lo Spirito Santo. Comunque, tutto ciò che vi richiama la memoria, lo Spirito Divino. Ognuno può mettere il proprio simbolo. E ci immaginiamo questo simbolo all'interno di un cerchio e noi ci immaginiamo in piedi sulla sommità di questo cerchio insieme al maestro. Immaginiamo il nostro maestro interiore con il volto del maestro che noi più amiamo. Ognuno ha il suo, ma è sempre la luce divina nel cuore. Il maestro è una matrice, ok? Ma ciò che contiene è la possibilità di creare un collegamento con la luce divina. Quindi con qualsiasi nome io lo chiamo, lui risponde, ok? Non stiamo parlando di religioni, o stiamo parlando di qualcosa che ha un valore al di là delle religioni, oltre le religioni, ha un valore spirituale, è una realtà energetica. Ecco, noi ci immaginiamo in piedi su questo cerchio che contiene questo simbolo che rappresenta lo Spirito Santo, lo Spirito Divino, in piedi per mano al Maestro. Immaginate che questo cerchio può muoversi così e può muoversi anche in avanti e indietro. E noi ci stiamo muovendo insieme a lui in modo molto dolce per mantenere l'equilibrio. Ecco, questo esercizio fatto per un quarto d'ora, 20 minuti, è un esercizio di immaginazione creativa, ci aiuta moltissimo a entrare in uno stato di equilibrio che favorisce la sintesi degli opposti. Favorisce
il distacco, la resa, l'ascolto, la calma, perché entra un'energia più alta. Poi c'è un altro esercizio che vi suggerisco, che ho sempre preso dal mio maestro, proprio per imparare a utilizzare la legge degli opposti, la legge di polarità a nostro vantaggio. Ecco, e questo esercizio è un altro esercizio di immaginazione creativa. Dobbiamo immaginare una scacchiera, ma invece di guardarla dal basso, la guardiamo dall'alto. Ecco, abbiamo gli scacchi bianchi e gli scacchi neri. Noi prendiamo una situazione della nostra vita che ci crea un problema, che noi vogliamo in qualche modo equilibrare, perché è in uno stato di disarmonia e quindi ci crea una condizione, diciamo, di sofferenza, di problema, e mettiamolo da una parte della scacchiera e dall'altra parte noi vediamo la situazione contraria, cioè quello che vorremmo che fosse, ok? Muoviamo gli scacchi di questa, noi siamo sopra la scacchiera, muoviamo gli scacchi di questa scacchiera in modo tale che le due parti si uniscano. Facciamo qualche movimento che riteniamo opportuno affinché la parte scura entri nel bianco e la parte bianca entri nello scuro, cioè le pedine della scacchiera si, in qualche modo si incontrino. Ecco, questo esercizio di immaginazione creativa favorisce nella nostra vita grandi cambiamenti, ci aiuta a spostarci nelle situazioni che ci creano forti ostacoli, che sono praticamente quasi paralizzate dal nostro stesso sforzo, perché noi sforzandoci di superarle creiamo l'effetto contrario, no? E quindi ci troviamo costantemente di fronte allo stesso problema tantissime volte. Più spingiamo in quella direzione, più il problema torna addirittura più grande. Invece di continuare a spingere, usare la volontà personale, ci abbandoniamo, chiediamo l'aiuto dello spirito. Come? Utilizzando l'immaginazione. Rumi dice che l'immaginazione ci porta all'unione con lui. L'immaginazione è il canto della parola. Cantare i nomi di Dio, no? Crea un ponte con l'energia divina. Quindi il canto da una parte e l'immaginazione dall'altra. Unite insieme, innalzano le nostre vibrazioni e ci permettono di guardare la scacchiera della nostra vita dall'alto. Abbiamo un problema, abbiamo una realtà che vogliamo modificare? Invece di farlo con la volontà cosciente, con la forza fisica, diciamo l'energia della volontà, della mente, eccetera, ci abbandoniamo e usiamo l'immaginazione creativa. Muoviamo le pedine sulla scacchiera in modo tale che si creino situazioni nuove. Questo esercizio, fatto per 15-20 minuti, per alcuni giorni, può produrre grandi cambiamenti nella nostra vita. Soprattutto porta cambiamenti di stato di consapevolezza, cioè noi vediamo il problema con altri occhi. A volte il problema può anche rimanere, ma noi lo vediamo con altri occhi e questo vederlo con altri occhi modifica la realtà, ci permette di spostare l'attenzione dalla porta chiusa alle altre porte aperte che sempre ci sono in ogni situazione. Un'ultima cosa e poi chiudo. Rumi ci invita ad andare nei mondi spirituali superiori perché lì possiamo ricevere gli archetipi del bene, buono, bello, vero. Noi dobbiamo riempire la nostra consapevolezza di immagini elevatissime. Dobbiamo riempire la nostra mente, i nostri corpi inferiori, dell'immagine divina. E che cos'è l'immagine divina se non
il meglio assoluto di ogni situazione. Ecco, introiettando questi archetipi divini dentro di noi, abbiamo la possibilità di creare consapevolmente un mondo migliore per noi stessi. E sentiremo arrivare una felicità a ondate, una felicità nuova che scende come delle onde dell'oceano che ci avvolgono. Perché man mano che noi prendiamo coscienza che questa realtà positiva è la nostra vera essenza, è Dio in noi, ci riconosciamo, ci amiamo, apprezziamo la gioia del nostro essere al mondo, la gioia di vivere. La vita è gioia, perché l'esistenza è gioia. Per poterla sentire, percepire, occorre che nutriamo noi stessi dell'amore divino, che è il massimo tipo di amore che ci può arrivare. E quindi introiettare questi archetipi elevatissimi. Ed ecco che allora creiamo intorno a noi questa realtà. E le cose cominciano a risponderci in modo diverso. E usciamo dallo sforzo. Entriamo nel flusso. Entriamo nella corrente. Dio ci attraversa. Dio ci abita. Noi diventiamo un flauto di canna per il suo respiro. Quindi dobbiamo coltivare la fiducia, la leggerezza, l'ascolto, l'umiltà, la resa, la pazienza. La pazienza è la virtù più grande che noi possiamo conquistare. Perché quando stiamo soffrendo, quando stiamo male, quando siamo di fronte a un grosso problema, è chiaro che sono tante le emozioni che ci attraversano, no? Però ecco, coltivare la pazienza vuol dire anche sapere che non c'è soltanto il Dio problema, ma c'è anche il Dio che cura il problema. E l'anima, la maggior parte delle persone non lo sanno, l'anima ha il potere di curare il problema, di risolvere le cose. Ma noi dobbiamo fare un passo indietro e lasciar fare all'anima. E non voler fare noi col nostro ego, col nostro io di superficie. È questa la chiave, è questo il segreto. Il mondo di ognuno di noi è pensiero solidificato, è sostanza mentale materializzata. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di far esprimere l'idea del vero, del buono e del bello. Ecco che allora creiamo questo per la nostra realtà. Sperimentiamo ogni giorno una felicità più grande, non importa quello che accade. Perché non dipendiamo più da ciò che accade fuori di noi, ma dipendiamo dalla quantità di amore che riusciamo a far passare dentro di noi. L'albero della vita di chi è un ricercatore spirituale ha le radici in cielo e i frutti li porta sulla terra. Non abbiamo più le radici sulla terra e andiamo verso il cielo, no, è il contrario. Ok? Dobbiamo fare questo capovolgimento totale. Adesso facciamo un attimo, un minuto di silenzio in cui ognuno di noi raccoglie le proprie idee e poi iniziamo a scambiarci insomma, un dialogo tra di noi. Va bene? Possiamo anche cantare alcuni io per entrare ancora più in profondità e percepire l'amore divino nel nostro cuore.
e la presenza del maestro interiore. Possano le benedizioni essere.